distribuisce energia, ma in realtà fa un'attività di spacciamento sulla sua rete. E quindi da questo punto di vista, nei prossimi mesi, noi diciamo, proporremo un documento di consultazione che ha più un carattere di cognitivo, nel quale si vanno a individuare i servizi che servono al sistema, qual è la localizzazione di questi servizi, per esempio la qualità della tensione è soprattutto un servizio localizzato, quindi rispetto alla qualità della tensione diciamo, è chiaro che il distributore svolge un ruolo di un certo livello, viceversa la regolazione di primaria, la regolazione di secondaria è afferisce a tutto il sistema elettrico, non è un servizio locale ma è un servizio diciamo, nazionale, addirittura della primaria sovranazionale, visto che tutto il CTE che fornisce regolazione primaria. E quindi diciamo, stiamo cercando di valutare i vari modelli di business, cioè come organizzare i mercati di dispacciamento, i mercati per i servizi di regolazione, il mercato MGP e il mercato intraday, al fine di compendiare la partecipazione a questi mercati, quindi non solo all'MGP, ma anche della generazione distribuita. Ci sono due o tre modelli che proporremo in collaborazione con il Politecnico di Milano, a cui abbiamo commissionato lo studio, lo metteremo a consultazione al fine di ottenere anche diciamo, le osservazioni dei singoli operatori. Credo che il documento rispetto allo standard dell'autorità, che è un mese, rimarrà in consultazione per parecchi mesi, proprio perché l'intento è quello di sollevare una discussione su questo tema e poi a valle di quella fare un'analisi di diciamo, costi-benefici sulle varie tipologie di in parallelo rispetto a questo c'è anche un discorso di abbiamo visto come dire la rete deve diventare smart, l'impianto deve diventare smart, il consumatore deve diventare smart e come dire anche gli elementi che sono fonti di consumo, frigorifero e via discorrendo devono diventare smart, io direi che anche gli operatori del settore devono diventare smart. In quest'ottica per esempio l'autorità recentemente ha fatto una delibera che è la 281 del 2012 nella quale ha previsto che anche le fonti rinnovabili ad intermittenza partecipino alla fornitura di programmi sul mercato MGP e eventualmente ad essi vengano allocati i costi connessi con lo sbilanciamento. È chiaro che diciamo, l'ottica non è quella di dire, cioè è chiaro che diciamo, l'autorità è conscia del fatto che queste fonti abbiano dei vincoli tecnici, cioè è chiaro che le fonti si chiamano fonti non programmabili o intermittenti proprio perché non hanno le stesse caratteristiche che ha un termoelettrico, però ci sono tutta una serie di elementi di potenzialità che sono presenti all'interno del mercato che possono essere diciamo, utilizzate al fine di far fronte a questa che appare inizialmente una criticità. Di fatto diciamo, il GSE, cioè quello che ha fatto l'autorità è prevedere che i costi connessi con gli sbilanciamenti vengano allocati correttamente agli impianti che li generano. Diciamo, gli operatori hanno diverse possibilità per poter far fronte a questo. Uno degli elementi che può essere sfruttato è l'aggregazione tra impianti e tra fonti, cioè nella logica a portafoglio. Durante citava alcuni elementi di questo tipo che secondo me attualmente sono ancora in parte inespressi, cioè nel senso che in realtà ci sono delle potenzialità a livello tecnico e tecnologico, non sono soltanto la corretta previsione, l'utilizzo dell'accumulo per la previsione, ma ce ne sono anche altre, tipo per esempio la realizzazione di impianti di inserimento che inseguono la produzione della fonte rinnovabile di intermittenza e quindi vanno a stabilizzare la produzione complessiva. Io sto parlando di una logica a portafoglio, non è fondamentale il fatto che l'impianto, i due impianti siano posti sullo stesso punto di connessione, perché per come è fatto il meccanismo di diciamo, ripartizione degli sbilanciamenti in relazione alle fonti rinnovabili, agli impianti non abilitati, in realtà individuare il costo dello sbilanciamento, questo è positivo o negativo a seconda del, diciamo, del segno zonale e del quantitativo di sbilanciamento dell'impianto, quindi anche quei impianti rilevanti che operano nella stessa zona e che sbilanciano in maniera opposta di fatto azzerano il costo di sbilanciamento per quell'operatore, quindi in una logica a portafoglio si va a una minimizzazione dei rischi che se ci pensate bene in parte è quello che ha fatto il GSE, dico in parte perché il GSE in realtà ha sviluppato un meccanismo ha proposto un meccanismo di ripartizione dei costi di sbilanciamento basato più su un sistema di perequazione tra impianti appartenenti ad aree diverse, questo in relazione agli impianti rilevanti, tenendo ben distinte le singole fonti. Viceversa, siccome a livello di impianti non rilevanti
l'autorità ha obbligato il sistema a far sì che tutte le fonti non diciamo rinnovabili venissero applicate sotto lo stesso punto di dispacciamento, di fatto è andato nell'ottica di dire no, io vado a minimizzare una logica di portafoglio, quindi integro il tutto e faccio sì che all'interno di quell'integrazione si vada a minimizzare l'errore, perché ci sono degli effetti compensativi. Ora è chiaro che rispetto a questo discorso che sto facendo c'è un elemento di distorsione, e l'elemento di distorsione è la franchigia. È chiaro che se io utilizzassi lo stesso impianto con una franchigia del 20% aumentando la potenza, essendo la franchigia in quota potenza, avendo cioè, un percentuale, avrei una possibilità di errore maggiore. Se eliminiamo la franchigia e lavoriamo in un'ottica di prezzo di sbilanciamento, in realtà quello che sbilancio in un verso, se lo sbilancio con uno o altri impianti nel verso opposto, finisco per azzerare il costo che ho come portafoglio di impianti. Quindi questo per esempio è uno degli elementi che può essere sviluppato. Comunque devo dire che questo tipo di regolazione avrà sicuramente delle criticità, però ha anche degli effetti benefici. Ricordiamo che se andiamo a confrontare gli ultimi tre mesi del 2013 rispetto ai primi tre mesi del 2013 rispetto ai primi tre mesi del 2012, vediamo che la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili, o meglio di eolico, presenti che diciamo, è transitata su MGP è raddoppiata, e questo è un effetto dovuto al fatto che essendoci delle penalità nel fare programmi sbagliati, ciò ha indotto molti operatori ad offrire una previsione il più possibile accurata su MGP. Questo di conseguenza ha determinato insieme ad altri fattori, riduzione della domanda, abbassamento del costo del gas, maggiore concorrenza sul mercato MGP, una riduzione del costo del sistema MGP. È chiaro che in realtà questa è una parte della medaglia, perché la riduzione del costo su MGP va vista anche poi con le conseguenze che questo determina sull'MSD. Cioè, di fatto, la presenza di maggiori rinnovabili sull'MGP determina uno spiazzamento degli impianti termoelettrici, che di conseguenza escono alcuni spenti su MGP. Siccome purtroppo al momento i servizi di dispacciamento sono offerti esclusivamente dal termoelettrico, ci sono casi in cui è necessario comunque per ripristinare il margine di riserva, richiamare, riaccendere degli impianti che sono usciti spenti dall'MGP, e questo è un costo. Quindi di fatto c'è una riduzione sull'MGP con una conseguente diciamo, maggiore movimentazione su MSD ex ante e tempo reale, cosa che va valutata dal punto di vista dei costi. Ora, diciamo, rispetto a quello che doveva fare l'autorità, noi abbiamo fatto la delibera 2.1, come diciamo, molti di voi sapranno, la 2.1 è una delibera che individuava un meccanismo di franchigie pari al 20% per il primo semestre 2013, 10% per il secondo semestre 2013, e rimandava al corso del 2013 un intervento regolatorio ulteriore dell'autorità per stabilire quello che sarebbe stato diciamo, la disciplina degli sbilanciamenti in relazione all'anno 2014. Noi ci proponiamo di analizzare i risultati diciamo, di questa prima applicazione relativa al primo semestre, nel mese di settembre, e poi successivamente diciamo, porre all'attenzione di tutti i risultati di questa analisi e valutare quelli che saranno diciamo, la nuova disciplina in relazione al 2014. È chiaro che appunto quello sarà il momento per discutere con gli operatori, valutare le varie criticità, analizzare diciamo, gli aggravi o i benefici che un tipo di regolazione di questo tipo ha determinato sul sistema elettrico. Cito anche il fatto che ieri, vabbè, in realtà era un dato pubblicato già dal 27 maggio, il GSE ha evidenziato che la stima sull'aprile 2013 come stima media è pari a 1 euro a megawattora come costo degli sbilanciamenti per la fonte eolica. C'è da dire che se noi guardiamo ai 7 euro megawattora, che era la stima che aveva fatto il GSE della consultazione fatta dall'autorità sulla 2.1, vediamo che in realtà i margini di miglioramento in relazione alla prevedibilità o ai modelli di previsibili che possono essere fatti sono tanti. C'è anche qualcosa che si può fare in più anche dal punto di vista regolatorio. È chiaro che andare a una previsione che vada sempre più verso il tempo reale permette agli operatori di mettere nelle condizioni di prevedere meglio quella che sarà effettivamente la produzione degli impianti. Quando più ci si avvicina al tempo reale, minore è l'errore che affligge le diciamo, previsioni meteo. Quindi c'è tutto un lavoro da fare, piano piano ci stiamo muovendo verso quest'ottica, però quello che volevo sottolineare è che quest'ottica implica un cambiamento non solo del sistema e i singoli diciamo, elementi del sistema, ma anche degli operatori, che devono ragionare in un'ottica diversa rispetto a quella tradizionale degli operatori da fonti rinnovabili, e devono cercare di immaginare, di trovare, di
diciamo, di sfruttare tutte le potenzialità dei singoli business. Anche la previsione del dispacciamento ha delle potenzialità, è un business. Dispaccio, cioè lo sbilanciamento non è sempre negativo, è anche positivo. C'è da cogliere queste opportunità. Il piano regolatorio e normativo si parla di, adesso per utilizzare un termine anche cioè, abusato, di smart regulation, cioè, chiaro che anche la regolazione deve andare in questo modo, deve cambiare la logica. Attualmente cioè, si è basati su richiedere determinati servizi a tutti gli impianti, in realtà si sta andando in un sistema in cui ci sono una moltitudine di attori ai quali bisognerà chiedere dei servizi, un sistema che quindi non è, cioè, determinerà una logica di gestione molto più automatizzata. E quindi è tutto il sistema che cambia, cambia la regolazione, cambiano le modalità attuative di quella regolazione, cambia l'attività che svolge, la Terna, cambia l'attività che svolgerà il distributore, quella del produttore e quella dell'operatore, io intendo il grossista, l'utente del dispacciamento, rispetto ai quali appunto si generano nuovi business, perché la logica del progetto, non bisogna immaginare che l'integrazione delle rinnovabili va soltanto nell'ottica di dire il mio impianto deve diventare programmabile, perché in realtà siccome c'è una indeterminatezza su determinati elementi, il valore aggiunto si crea nell'aggregare più impianti e non nell'individuare il singolo impianto come programmabile. Un domani è lo stesso UTT potrà, è chiaro che si sono lavorando fino a breve del metodo, però l'ottica è che l'UTT sarà un soggetto che fornisce servizi di dispacciamento che poi si approvvigionano sui singoli impianti e quindi è lui che partecipa all'MST e poi gestisce lui, cerca lui di vedere come deve fornire quel servizio richiesto da Terna. Lo può fornire con l'accumulo, lo può fornire con altre tecnologie, quindi è una logica che cambia, perché è un sistema che sta cambiando e che deve cercare di cogliere le opportunità e le potenzialità che il sistema stesso ha. Sistema che poi, cioè per dirla tutta, non è neanche, come dire, attualmente neanche riconosciamo tutte le potenzialità. Ci sono delle potenzialità che sono inespresse, anche per porte, diciamo, regolatorie. Per esempio, prima si è citato il discorso di alcuni impianti, tipo gli impianti eolici, ma in realtà ci sono anche gli impianti fotovoltaici che possono fare regolazione di attivo. Attualmente questa è una potenzialità che esiste, ma che non viene sfruttata. Devo dire che attualmente il sistema come è fatto in maniera tale che la fornitura del reattivo è gratuita per il sistema, quindi gli impianti la forniscono gratuitamente. È chiaro che, siccome quello è un servizio che serve, sta dilando sempre di più, è chiaro che andando in una logica di remunerazione corretta, quindi di allocazione corretta dei costi e dei valori aggiunti che i determinati servizi danno, si individuano nuove potenzialità di business. E quindi è tutto questo sistema che deve evolvere per far fronte alle varie esigenze. È chiaro che, come dire, noi ci siamo trovati nel giro di 3 anni ad avere un effetto combinato, riduzione della domanda sia per effetto della crisi sia per effetto dell'efficienza energetica, aumento delle fonti rinnovabili, che hanno avvicinato nel tempo quella che è la criticità del sistema. Non è solo l'Italia in questa condizione, sono tanti altri paesi. Non so se oggi o ieri il convegno sull'eolico che aveva organizzato il dottor Toni ed è emerso il problema della Germania. Anche la Germania ha problemi di regolazione. La Germania fino a poco tempo fa, per far sì che l'eolico portasse, diciamo, che la Germania ha un problema, diciamo, tipo quello italiano, dove la produzione è a loro è concentrata a nord, non a sud, viceversa i consumi a loro sono concentrati a sud e non sono concentrati a nord. La Germania utilizzava praticamente gli sbilanciamenti della sua produzione dell'eolico facendo la transitare in Polonia e poi dalla Polonia ritornava nel sud della Germania. Questo perché anche loro avevano dei problemi connessi con l'effetto NIMBY di potenziamento delle reti di trasmissione. E i polacchi giustamente dovevano gestire, dovevano fare il dispacciamento per la Germania, hanno iniziato a piazzare dei phase shift sulla frontiera in modo tale da impedire che questi transiti andassero a, diciamo, scombinare tra virgolette la loro regolazione. E quindi è chiaro che, cioè, è un problema che ha investito l'Italia, ma sta investendo tutto e sul quale nessuno ha la soluzione nel cassetto. Si sta andando un po' per tentativi, un po' per passi in avanti. Per esempio, per un ultimo elemento, quando abbiamo fatto la delibera 84 del 2012, che viene da stata citata, noi ci siamo trovati a dover affrontare un problema connesso con la sicurezza di sistema, e cioè dovuto al fatto che per effetto dello sviluppo della generazione distribuita, di fatto c'era un certo numero di impianti di potenza complessiva molto elevata che non garantivano il funzionamento,
o meglio una connessione alla rete su un intervallo di frequenza superiore a 49,7 e 53. Questo perché? Perché in Italia c'è anche per effetto della regolazione dell'autorità un livello di qualità del servizio elettrico molto elevato rispetto agli standard europei. E questo servizio elettrico, proprio per evitare per esempio di chiusure in controfase, ci sono tutta una serie di aspetti tecnici, di fatto prevedeva che gli impianti sulla rete di distribuzione dovessero disconnettersi il prima possibile a seguito di un guasto, proprio per evitare la formazione di isole indesiderate. Allora, bisognava compendiare le esigenze di sicurezza del sistema a livello, diciamo, UCTE, quindi europeo, con le esigenze di salvaguardia delle livelli di qualità del servizio elettrico che si erano raggiunti in Italia sulla rete di distribuzione, livelli di eccellenza a livello non solo nazionale ma anche internazionale. E quindi che cosa è stato fatto? Grazie anche ai professori universitari, ai costruttori, al CEI e a tutti gli oggetti, i soggetti che operano nel settore elettrico, è stato sviluppato un sistema di sblocco fotometrico sulle protezioni di interfaccia, un qualcosa che è stato praticamente sviluppato nell'ambito di un comitato promosso dall'autorità presso il CEI e poi implementato. Quindi stiamo facendo delle cose con tempistiche molto rapide. È chiaro che si potrà anche sbagliare in questo processo, però è un processo creativo che porta nell'ottica di integrare sempre più le fonti. Ecco, io la domanda è questa che voglio girarvi, no? Voi vedete una possibilità di breakthrough in modo tale che attraverso una transizione si possa arrivare a quella che è la situazione post petrolio, un'era post petrolifera. L'approccio dell'autorità non è quello di fare la politica energetica, per fortuna ci sono altri soggetti che hanno questo ingrato compito che è molto difficile. Noi dobbiamo gestire il problema attuale, problema opportunità attuale. L'opportunità, il problema attuale è quello di capire come far stare insieme le rinnovabili con questo tasso di penetrazione e, diciamo, la salvaguardia dell'esercizio di sicurezza del sistema elettrico. Finora le rinnovabili erano piccolo, cioè le rinnovabili erano viste come un qualcosa di trascurabile, ed incluso la generazione distribuita, tant'è che Terna il dispacciamento l'ha sempre fatto su 300-400 impianti, gli impianti connessi alle RTE, sopra i 10 MW e anche quelli sotto. Tutti gli altri per terra non esistevano. Dalla sera alla mattina ci siamo trovati col fatto che in realtà esistevano 24 GB di potenza connessa alle reti di distribuzione e di questi bisognava tenerne conto perché se un impianto da 400 MW in tutta l'UCTE è uscito fuori servizio, in realtà noi rimanevamo senza corrente perché la riduzione di frequenza era talmente rapida da determinare un blackout. E allora, cioè, il nostro approccio, come dire, è un po' più semplice. Partiamo dalla strada attuale e vediamo come possiamo fare per mantenere i livelli di sicurezza. Diverso è poi il discorso di dire: ma questo sistema è economicamente conveniente o sarebbe più opportuno fare qualcos'altro? Questo non è già poi il problema che ci poniamo noi come regolatori.